Bentornati al nostro appuntamento settimanale con un aggiornamento sintetico dei mercati e delle notizie finanziarie della settimana che è appena passata. Questa è la rubrica per chi vuole tenersi sempre informato su investimenti, finanza e mercati finanziari. Questa, come sempre, buonanotte mercati, ma vi dico tutto quello che è successo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io sono Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della Porta Accanto ed educatore finanziario AIF. Come ogni lunedì, buonanotte mercati, vi dà un'analisi sintetica e veloce della settimana che si è appena conclusa. Di cosa parliamo? Parliamo di mercati, economia, finanza e notizie importanti che possono aver impattato gli investimenti e la nostra vita sociale. Ne parliamo come sempre in maniera molto distaccata, dando solo numeri e non sensazioni. Cominciamo subito. Tra le notizie più importanti della settimana, la prima è che sembra che Tesla stia pianificando un frazionamento azionario, per cui uno split di 3 a 1 per rendere le sue azioni più accessibili agli investitori al dettaglio, secondo un deposito normativo che è stato presentato venerdì 10 giugno. Dopo tale annuncio negli scambi after hour, il titolo ha guadagnato l'1,2%. L'annuncio di Tesla prima della riunione annuale degli azionisti del 4 agosto segue le orme di alcune altre aziende giganti del panorama americano, fra cui abbiamo ricordato Apple, ma di recente Amazon, che ha annunciato uno stock split di 20 a 1, in quest'ultimo è tra l'altro in vigore da questa settimana. La seconda notizia è che l'inflazione degli Stati Uniti è aumentata di nuovo più del previsto a maggio, vanificando tutte quelle speranze che l'aumento del costo della vita avesse raggiunto il proprio picco. Infatti l'indice dei prezzi al consumo è aumentato dell'1% ad aprile, portando il tasso di inflazione annuo principale a un nuovo massimo, quello degli ultimi 40 anni addirittura, che è un 8,6%. Gli analisti si aspettavano che il tasso principale rimanesse attorno all'8,3%, con un guadagno mensile di solo 0,7%. Anche il tasso di inflazione core, che esclude la volatilità dei prezzi alimentari ed energetici, è comunque aumentato più del previsto. È aumentato dello 0,6% da aprile, che significa che il tasso annuo di inflazione core è sceso solo al 6% dal 6,2%. Il Dipartimento del Lavoro ha affermato che l'aumento dei prezzi è stato di ampia portata, con gli indici di alloggio, benzina e cibo che sono stati i maggiori contributori. Il cibo e l'energia rappresentano le parti maggiori della spesa di molte famiglie e sono aumentate in modo particolarmente marcato negli ultimi 12 mesi. L'indice energetico è aumentato del 34,6%, il più grande aumento dei 12 mesi dal periodo terminato a settembre 2005. L'indice alimentare è aumentato del 10,1%, la prima volta che ha superato il 10% il periodo terminato è stato il marzo del 1981. Le tariffe delle compagnie aeree hanno nuovamente contribuito pesantemente all'aumento, appunto incrementando i propri prezzi di oltre il 10% per il terzo mese consecutivo, fino a quasi il 40% su base annua. Ma il malessere si estendeva anche ai tipi di viaggio più umili, infatti il Dipartimento del Lavoro rileva che i costi dei trasporti pubblici sono aumentati addirittura del 26%. Per la terza notizia torniamo in Europa. Giovedì la Banca Centrale Europea ha alzato ancora una volta le sue proiezioni sull'inflazione, anche qui insomma si vede tutto, ma ha tagliato le sue prospettive di crescita perché il conflitto in Ucraina continua a pesare sulla fiducia dei consumi e degli investimenti. La BCE ora vede l'inflazione oltre il suo obiettivo del 2% per tutto il suo orizzonte di proiezione, accettando che la rapida crescita dei prezzi non è così temporanea come aveva previsto lo scorso anno. La BCE non è riuscita a prevedere la recente impennata dell'inflazione, portando a critiche su metodi e previsione della banca. Quest'anno l'inflazione è in media del 6,8%, ben al di sopra del 5,1% previsto a marzo, mentre si attesta al 3,5% del 2023 e al 2,1% del 2024. L'inflazione è aumentata di oltre l'8% il mese scorso e potrebbe raggiungere il picco nel terzo trimestre prima di un lento ritiro. I prezzi elevatissimi sull'energia sono la ragione principale dell'impennata dell'inflazione, ma anche i prezzi dei generi alimentari stanno aumentando rapidamente e la crescita sottostante dei prezzi che filtra la volatilità dei prezzi del cibo e del carburante è ora ben al di sopra del 2%. Andiamo a parlare di numeri che questa settimana prendono delle belle batoste o brutte batoste e tornano su prestazioni estremamente negative, direi pessime. Nasdaq il peggiore, con una perdita su base settimanale del 5,6%, mentre l'S&P 500 lascia poco più del 5% sul terreno, seguito dal Dow Jones che perde il 4,58% e infine il Russell 2000 che perde il 4,4%. Per quanto riguarda gli indici mondiali, il peggiore in assoluto, e non mi piace assolutamente dirlo, è il nostro FTSE MIB,
che perde un abbondante 6,7%, e da parte gli indici americani a seguire troviamo l'ITX austriaco con un meno 5,48% e poi il WIG 20 polacco con un meno 5,21%. Il migliore è l'RST russo che guadagna il 5,78% e poi tutti gli indici cinesi raccolti in una forchetta molto ampia che va dal 4,34% del China A50 al più 2,8% della borsa di Shanghai. Per quanto riguarda i settori migliori e peggiori del panorama statunitense, questa settimana sono tutti in negativo tranne uno. L'unico settore in verde è quello del tabacco, che ha un grandioso più 10%, mentre tutto il resto è veramente un bagno di sangue. Settore peggiore in assoluto è lo shipping con un meno 14,7%, poi le aerolinee con un meno 8,3% e il consumer finance con un meno 8% netto. Di positivo, come detto prima, a parte il tabacco non abbiamo niente, con le meno peggio essere oil and gas che perdono 0,8% e il food con un meno 1,2%. Passiamo in conclusione come sempre al mondo cripto, che questa settimana danno delle prestazioni molto negative in linea con i maggiori indici mondiali. In generale il Total Crypto Index Stock Market, inclusivo di Bitcoin, perde il 4,53% alla data di oggi, 11 giugno 2022, giorno in cui sto registrando questo video. Ethereum sempre ad oggi 11 giugno perde il 10,6%, mentre Bitcoin si attesta attorno a una perdita del 2,66%. Tra le altre grandi, a parte la meme coin Shiba Inu che neanche menziono, abbiamo Crow che perde anch'essa il 10,32% e Near Protocol che lascia il 17,15%. Tra le grandi capitalizzate i guadagni migliori rendono Cardano con un 4,81% e il disegno positivo anche Chainlink con un più 10,59%. Bene, eccoci arrivati anche alla fine del mini aggiornamento dei mercati della scorsa settimana. Dove ci porterà il futuro i mercati rendimenti? Non lo sappiamo, ma con questa rubrica che guarda al passato cerchiamo sempre di capire cosa ci vogliono dire i mercati oggi e dove vogliono portarci domani nel futuro. Spero che questo contenuto sia come sempre apprezzato e di gradimento. Se così fosse, per favore lascia un bel pollice su e un commento per l'algoritmo di YouTube. Inoltre, se sei nuovo su questo canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Come sempre, buonanotte mercati, torna lunedì prossimo come ogni lunedì e noi invece ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!